Ciao Dolcetta e benvenuta in questo nuovo episodio di Dolce Flirt all'Università Nathaniel. Siamo sempre sul capitolo 10, siamo insieme ad Alex e stiamo per andare ad un appuntamento con lui e Rosalia, precisamente allo Snake Room, per passare una bella serata insieme, quindi andiamo. Oh, ed ecco Rose, mi è mancata. Ehi, ho ordinato le prime limonate, spero che non abbiate pensato ad una serata alcolica. No, tranquilla, nella tua situazione no. Grazie Rosa, va benissimo. Sì, va benissimo nel bel mezzo della settimana. Preferisco rimanere sobria. Rosalia ci ha presi entrambi per il braccio. Sono molto contenta di vedervi. Hai avuto un'ottima idea, Alex. È vero, è da un po' di tempo che non ci riuniamo tutti e tre. Volevo dirvi qualcosa. Oddio, cosa? Io volevo ringraziarvi per essere stati così comprensivi con me. Le convenzioni sostengono che bisogna aspettare prima di avere un bebè. Mi aspetto già i commenti degli altri studenti. Ah, Rosa! Ma per me è importante che i miei due migliori amici mi sostengano. Vi ringrazio davvero. Sono contenta con Leite. E anche se so che saremo la migliore famiglia del mondo, è importante per me avere il vostro appoggio. Perché sei così formale? Va tutto bene? Non so, ho bisogno di dire quello che sento. Ho l'impressione di essere sempre sul punto di piangere. Alexi non ha potuto fare a meno di abbracciare la sua migliore amica. Sono sicuramente gli ormoni. Mi fanno diventare pazza. Ti capiamo, Rosa. E allo stesso tempo non siamo al tuo posto e quello che stai vivendo è un forte cambiamento, ma noi siamo qui con te. Non pensavo sareste stati così comprensivi. Dal momento che stiamo parlando di sentimenti, ne approfitto per dirvi che mi dispiace. Cosa? Non lo farai di nuovo? Prometto di non lasciarvi più da sole e di smettere di parlare di Morgan. Sono stato egoista. Alex, basta! Davvero? Che peccato! E io che pensavo di tartassarti di domande su di lui, dato che è da un bel po' di tempo che non ci vediamo. Ma va bene. Sì, parliamo piuttosto del meteo e del responsabile amministrativo. Va bene, vi racconto un po' quello che succede. Ma non voglio assillarvi, quindi fermatevi quando non ce la fate più. Dai, dici. Allora, novità sul sole? Incontrerò i suoi genitori. Oh, davvero? Sì, davvero. Ha detto che vuole integrarmi completamente nella sua vita. È la prima volta che succede. Che bello, Alexi! Non ho mai provato niente di simile. Passiamo le notti a chiacchierare. Mi ha detto che mi ama. Oh, mi sto sciogliendo. Spero che tu gli abbia risposto. Sono entrato in panico e l'ho baciato. Anche questa è una risposta, tranquillo. Non gli hai risposto? Vabbè, ma l'ha baciato. Ha detto che aveva bisogno di dirmelo, ma che capiva il fatto che non fossi pronto. E tu lo ami? Sì, ma tu non capisci. Io non sono mai stato fidanzato prima. Ho avuto delle storielle, ma mai ho incontrato qualcuno che fosse pronto a fidanzarsi. È la prima volta che qualcuno è così con me. Ah, sento che intraprenderete un bel cammino insieme. Rosa ha sorriso. Io già me li immagino sposati. Ti fai troppe domande, Alex. Lascia che le cose vengano da sole. È sicuramente così, vi terrò aggiornate. Come vanno i corsi, Rosa? Tutto bene? Sì, vanno molto bene. C'è un po' di tensione per la tesi, ma è normale. Sintetizzare le malattie dei più grandi serial killer mi tiene abbastanza occupata. Che argomento felice! Rosalia ci ha continuato a raccontare qualche aneddoto della sua tesi, fino a finire la limonata. Riordino altra limonata? E Priya, quella laggiù? Rosalia ha fatto segno a Priya ed è venuta verso di noi con una caraffa di cocktail. Ciao, vi avevo visti, ma non volevo disturbarvi.
L'abbiamo salutata facendole posto tra di noi. Ho preso questo per noi, è un mix di banana, ananas, mele, mirtilli e fragole fresche. Ci ha riempito i bicchieri con il meraviglioso mix. C'è anche un goccio di rum, le banane erano flambè. Ma è discreto e delizioso, è una delle mie ricette personali, e il barman me l'ha copiata. Rosa ha guardato il suo bicchiere, si vede che è imbarazzata. Oh, Dio, è vero! Priya non sa che Rosa è incinta, Rosa non può bere. Ma siccome noi siamo delle vere migliori amiche, ho appoggiato la borsa sul tavolo versando di proposito il bicchiere di Rosa. Ops, che disastro! Mi dispiace davvero, Rosa! Le ho fatto l'occhiolino mentre asciugavo il tavolo. Alexi ha capito e mi ha sorriso. C'è la complicità di loro tre? Ma che bella che è! Oh, cavolo, vuoi che vada a prendertene un altro? Ah, no, no, grazie, Priya. È gentile da parte tua, ma non ho più sete. Ad ogni modo vi lascio, sono stanca con tutte le lezioni. Comunque è stato bello vedervi. Ci ha abbracciati tutti prima di uscire dal bar senza poter fare niente. Ho detto qualcosa di male? No, no. Sono sicura che sia la stanchezza. Vado da lei, voglio assicurarmi che stia bene. Sono corsa fuori cercando di fermare Rosa. Rosa, aspetta, va tutto bene? Oh sì, non ti preoccupare, ma preferisco andare via prima di dover inventare tutta una serie di scuse imbarazzanti. E poi sono realmente stanca, vado da Leith. D'accordo, allora riposati e spero di rivederti presto. Mi ha abbracciata forte, non me l'aspettavo. Va tutto bene? Scusami, io. Sì, gli ormoni mi rendono pazza. Già il fatto che ti preoccupi per me e che tu sia presente mi rassicura. Sono fortunata ad essere circondata da persone come voi. Ah, Rosa, grazie. Non piangere, se no fai piangere pure me. Dai, riprenditi, Rosalia, o finirei per far scappare i tuoi amici. Vado. Non scapperemo da te. Dai, raggiungi Late. Buona serata. Mi ha assicurata che va tutto bene e che aveva solo bisogno di recuperare tutte le ore di sonno perse a causa degli studi. D'accordo, mi rassicura. In qualche modo non mi stupisce. Sento come se foste sull'orlo del baratro in questo momento. Quest'anno è davvero difficile, poi è l'ultimo per molti di noi. Sì, dopo dovremo cercare uno stage o un lavoro. Sì, è pazzesco. Fino ad ora conoscevamo solo gli studi. Il tempo passa così veloce. Promettimi di non partire dall'altra parte del mondo dall'oggi al domani. Beh. Soprattutto tu, sappiamo che ne sei capace. Ehi, non ero dall'altra parte del mondo. Ma sinceramente, non è una domanda alla quale possiamo davvero dare una risposta. Chissà che cosa faremo dopo gli studi. Ma a proposito, secondo voi faranno il continuo? Cioè tipo dolce flirt al liceo, dolce flirt all'università e dolce flirt al lavoro? Oddio, sarebbe bellissimo! E c'è la dolcetta che si sposa, che magari c'ha dei figli e dobbiamo cercare il lavoro. No, vabbè, cioè sto andando troppo avanti. Torno subito, ragazze. Alexi si è alzato di colpo vedendo Morgan entrare nel bar. Priya, perché questa risposta? Pensi di partire l'anno prossimo? Non lo so, ci sto pensando, è vero, ma non ho molta esperienza. Sento di dover seguire la strada dei miei genitori. Ho voglia di tornare in India, di vedere quello che posso fare. Capisco che ti stia a cuore, ma dopo quello che avete vissuto, non hai paura di ritornare? Penso che le cose siano abbastanza cambiate da quel momento, e c'è ancora molto da fare. Il problema della posizione della donna lì mi fa infuriare. Ho voglia di agire. Ti fa onore. Penso che sia fantastico che tu mantenga i tuoi valori fino alla fine. Il telefono di Priya ha vibrato sul tavolo e ha risposto mentre Alexi e Morgan si stavano sedendo con noi. Ciao, Morgan!
Ciao, spero di non avervi disturbato. Alex mi ha detto che potevo passare verso fine serata, ma sono arrivato un po' in anticipo. No, non importa. Mi dispiace, vi devo lasciare. Di già? Mia sorella, storia da fidanzati. Era il suo primo ragazzo, l'ha lasciata ed era in lacrime. Vado da lei. Ah, no, povera, coraggio. Grazie, buona serata. Brighi è andata via ed io, Morgan ed Alexia abbiamo continuato a parlare fino allo sfinimento. Bene, credo che io debba rientrare adesso. Ah, io ho voglia di restare ancora un po'. E io ho voglia di restare con te. Va bene, godetevi la serata da innamorati, ragazzi. Buona serata. Buona serata, Cerilin, a presto. Noi sempre single qui. Ho attraversato velocemente il centro città per raggiungere il campus. È deserto e allo stesso tempo pieno di persone durante la settimana, non mi stupisce. Andiamo in camera. Saliamo. Ok. Anche nel buio più totale riesco a intravedere una sagoma nel letto di Yilin. Sento il suo regolare respiro colmare il silenzio. Mi sono messa velocemente il pigiama e mi sono sdraiata sotto le lenzuola fresche e ho chiuso gli occhi. Prima di sprofondare nel sonno, uno strano suono di sfregamento in camera mi fece svegliare. Ho teso l'orecchio. No, non è uno sfregamento, direi piuttosto un singhiozzo. Yilin sta piangendo? Yilin, tutto bene? Nessuna risposta. Ho acceso la luce della lampada accanto a me. Yilin, ti ho sentita! Ha sollevato la coperta ed è sprofondata nel letto, è ancora vestita. Vuoi parlarne? Scusa, non subito, ma grazie. È andata in bagno e ci è rimasta un po'. Non l'ho più vista uscire e nel mentre mi sono addormentata. Che fine ha fatto Yilin? Svegliata dalla colonna sonora di Psycho sul mio telefono, mi sono alzata di scatto sotto il suono di violini cigolanti come in un film horror degli anni 60. Ma che risveglio è? Traumatico! Accidenti! Che cos'è questa suoneria? Ho parlato a voce alta e mi sono girata rapidamente verso il letto di Yilin. No, sono sola, il suo letto è già fatto. Ho cliccato su tutti i tasti del mio telefono per fermare il suono. Ho appena ricevuto un messaggio. E Melody. Ehi, dato che dobbiamo fare insieme il lavoro che ci ha assegnato il professor Lebarde sui vichinghi, ho comparato i nostri orari e ho visto che tutte e due eravamo libere questa mattina. Ti andrebbe di cominciare le ricerche in biblioteca? Baci, Melody. Le ho risposto velocemente. Ciao Melody, mi dispiace ma questa mattina ho lezione di sviluppo personale con la professoressa Paltri. Mi sa che dovremmo rimandare. No, ha detto che sarà assente oggi. Il corso è stato annullato. Ti aspetto in biblioteca. Mi sono vestita velocemente. Ho preso dei fogli bianchi e tutti i libri che potrebbero servirci. E io mi cambio un attimo. Allora, andiamo giù. Ehi, dolce risveglio questa mattina? Qualcosa mi dice che sei stata tu a cambiarmi la suoneria del cellulare? Ah, ecco. Hai visto? È efficace. Ma come? Quando hai preso il mio telefono? Non l'ho toccato. Eh? In realtà ti ho inviato una notifica all'ora abituale della tua suoneria, avviando automaticamente il suono. L'unica cosa che mi dispiace è non aver potuto assistere alla scena. Complimenti! Ho rischiato di avere un infarto di prima mattina. Mi sarei divertita troppo. Abbiamo attraversato la porta per il cortile. Sappi che un giorno mi vendicherò. Ti metterò una musica dei BTS così ti impari. Aspetterò la tua vendetta allora. Che cosa fai? Devo cominciare il lavoro in comune con Melody sull'arte vichinga. E tu? Ah, pensavo di andare al parco a disegnare. Ottimo!
Ho appena notato la carnagione spenta di Shani e le occhiaie. Hai dormito bene questa notte? La notte è stata corta. Hai ricominciato l'Urbex? Da un po' di tempo avevo un luogo geniale in mente. Una casa immensa all'uscita della città. Una casa, da sola. Sono andata solo a dare un'occhiata prima di organizzarmi. Accidenti, non hai paura di niente? Ha alzato le spalle. Beh, non c'è niente di cui preoccuparsi, sinceramente. Sono andata solo per vedere. E allora? E allora ho visto un po' di movimento, delle luci basse, ma comunque. Non so se erano altri Urbex o delle vere persone che ci abitano o altro. In che senso altro? Potrebbero essere dei fantasmi, sì, fantasmi con le luci, Shani. Ciò che dici va oltre ogni logica. Magari era il Pit che stava facendo un'indagine, che ne sappiamo noi. E quindi, cosa hai fatto? Niente, sono entrata, poi ho deciso di finirla con l'Urbex. Mi piace, ma prende troppo tempo. E poi la maggior parte dei luoghi che trovo sono molto più lontani, oppure sono abitati, quindi niente. Fermarsi prima di farsi prendere è sempre un'ottima idea. Sono un ninja, nessuno mi avrebbe presa. Ho guardato l'ora sul mio telefono. Melody mi starà aspettando da almeno 20 minuti. Devo andare. Ok, buona fortuna. Grazie. Allora, io volevo andare un secondo qui. Perché c'è la zia? Oh, tesoro mio, mia dolce nipotina, sapevo saresti venuta. Zia, che cosa ci fai nell'infermeria? Tutto bene? Il mio dottore è in vacanza. Dovevo assolutamente vedere un medico, quindi sono venuta qui. Nell'infermeria dell'università? Ma che cos'hai? Mi preoccupi. È una malattia grave. Non sono sicura di riprendermi, e anche se ci riuscissi, mi lascerebbe un segno indelebile. Cosa? Zia, ma bisogna portarti all'ospedale. Non puoi rimanere qui. Ti servono delle cure vere. No, no. Il piccolo infermiere che è qui, Rafael, sono sicura che saprà aiutarmi. L'ho aiutata a sedersi sulla sedia. Sì, Spiegami che cosa succede. Non capisci, piccola mia. Ho una malattia incurabile e un giorno finirà per colpirci tutti. Ti afferra senza che tu te ne accorga e finisce la sua corsa frenetica nella tua anima. Zia, che cos'hai? Cosa ti sei fumata stamattina? Ma Cherry Lynn, è l'amore! L'amore, l'amore! L'amore, come sempre! Questa malattia che ti trascina nelle profondità più oscure e ti soffoca tra le sue lunghe braccia. Ah, zia! Mi sono trattenuta dal darmi uno schiaffo in fronte. Zia, ti preoccupi un po' troppo. Credimi, tesoro mio, ho incrociato il suo cammino e mi ha deviato il corso della vita. Ah, capisco. Hai incontrato qualcuno? Sì. Ma è bellissimo. Chi è? Buongiorno, posso aiutarvi? Agatha mi ha fatto l'occhiolino prima di girarsi verso Raphael. Sto bruciando, sento che le fiamme mi stanno divorando. Bisogna aiutarmi. Cosa? Cerilina, tu la conosci? Sì, è quella stramba di mia zia. Sì, anche se in questo momento darei qualsiasi cosa per non conoscerla. E penso che un bicchiere d'acqua basterà per spegnere le fiamme. Grazie, Raphael. È andato a prendere l'acqua. È orribile quello che sto subendo. Vorrei che tu fossi risparmiata. Ho qualcosa che ti aiuterà. Tieni, ti do questo. È un talismano che ti proteggerà contro il mal d'amore. Tienilo con cura. Grazie, è molto bello. E comunque ora devo andare. Non disturbare troppo Raphael. Non è colpa mia se mi scombussola l'esistenza. Sì, zia, buona giornata. Ok, buona giornata anche a te, Raphael. Io vado.
E ok, io mi fermo qui con questo episodio dopo che abbiamo parlato un po' con nostra zia. Nel prossimo quindi andremo in biblioteca a studiare con Melody. Fatemi sapere ovviamente cosa ne avete pensato sui commenti. Se questo video vi è piaciuto non dimenticatevi di mettermi un bel like. Se non siete iscritti vi ricordo di farlo così non vi perderete i prossimi giochi che porterò sul canale. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!